ottimo pallone per Icardi. Questo è rigore. Rigore su Icardi di De Vrij, calcio di rigore per l'Inter al 32esimo minuto. Ah, sti ragazzi. Bisognerebbe attivarli con qualcosa di più. Ecco a voi Parapau Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo a creare un talk show televisivo. SOS Parapau Teatro. Sì? Sì. Partiamo subito. Sì? 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 Ragazzi, vi voglio subito in ufficio. Siamo già in ufficio. Ragazzi, ci hanno rubato tutto, ma tutto! È così grande qua, si vede subito la macchina. Sì. Lei ha visto per caso una macchina qui vicino? Dove diavolo è? Ma era qua, allora, ma ragazzi, abbiamo... Ci hanno rubato tutto. Ma dove era la macchina? Almeno la lavagna. Ma chi è che doveva chiudere la macchina? Ci hanno rubato tutto, Tutto, ma proprio tutto. Dove troviamo adesso la roba? Noi la puntata non la facciamo. No. Hanno detto che non la facciamo, Non facciamo più niente. La metti giù. Allora qua, guarda, non si può fidarsi più di nessuno. Non si può più fidarsi di nessuno. Parleremo del cuore umano. Il cuore è un muscolo involontario posto al centro del petto, grande all'incirca come un pugno. Ed è composto da... l'atrio destro, che raccoglie il sangue carico di anidride carbonica per spedirlo nel... ventricolo destro, che a sua volta spinge il sangue sporco verso l'arteria polmonare dove si ossigena. Atrio sinistro, il sangue entra pulito e viene spinto verso... il ventricolo sinistro, che a sua volta spinge il sangue all'interno dell'aorta. Ma come passa da atri a ventricolo? Attraverso le valvole, che gli permettono di andare in un'unica direzione, ma vediamola in un dettaglio. Signore e signori, ecco a voi la valvola più famosa, la valvola mitrale. Il sangue è composto da una parte liquida chiamata plasma, all'interno del quale sono disciolte le sostanze nutritive e i rifiuti organici, la parte corpuscolata formata da i globuli rossi, che trasportano l'anidride carbonica e l'ossigeno ai nostri supereroi. Ehi! Wow! Yeah! I globuli bianchi sono cellule incolori che ci danno il compito di difendere il corpo dalle malattie praticamente trasparenti. Ah! Ui! E le piastrine hanno il compito di coagulare il sangue venuto a contatto con l'aria in caso di una ferita. A questo punto il sangue, partendo da tutto il corpo, fa il viaggio della grande circolazione. Signori, su forza, accomodatevi, mi raccomando, accettate le strutture di sicurezza, perché adesso il sangue verrà spinto nella aorta. Lo stiamo perdendo! 10, 20, 30! Libera! 10, 20, 30! Libera! 10, 20, 30! Libera! Vedi, mio caro ragazzo, l'insufficienza cardiaca è l'incapacità del cuore di pompare sangue a sufficienza, appunto, per rispondere a tutte le esigenze dell'intero organismo, vede? E quindi lei ha avuto una sorta di infarto. Vede, mio caro ragazzo, per mantenere il cuore sano ci vuole una vita equilibrata, movimento sano, costante.
costante, lento ma costante, una dieta mediterranea. E soprattutto leggere attentamente il foglietto allo stradito. Ecco qui, insieme a quello, questa è una lista di esami che le consigliamo di fare al più presto. Sì. Ah, oh, gentile dottoresse, come siete qua? Quanto vi dico? No, niente. Ah, va bene. Scusi, in segreteria sono 350 euro. A testa, Una parte di voi lavorerà con Mirko e Romina su come stare di fronte alle telecamere. E l'altra parte con me. E invece un'altra parte lavorerà con me e con Cristina su... Per il laboratorio di scrittura. Allora, chi vuole scrivere la puntata? Alzi la mano. Fare lo sceneggiatore. Chi vuole fare il giornalista? Azione! Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Storie in Cattedra. Perfetto, ti sento malizzato. Ma quanto bravo è che lo dici così. Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Storia in Cattedra. Oh, brava! Mi piace un sacco, bravissimo, bravissimo. Signore e signori, oggi parleremo del cuore... No. Oggi parleremo del cuore umano. Oh, vedi che brava. Benvenuti, signore e signori. Sì, vabbè, ciao. Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Storia in Cattedra. Non mi piace ridere. Zandona Lorenzo. Esperto in... Medico che si occupa delle operazioni al cuore. Quante operazioni ha fatto oggi? 35. Mazzon Filippo ed è un nostro ospite, l'abbiamo invitato perché? Sono un dietologo. E qual è la dieta perfetta per il cuore? Beh, verdure e molta attività fisica. Artyom Grosselli. Alto, e ripeti? Artyom Grosselli. Ok, e il tuo lavoro è? Personal trainer. Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Storie in Cattedra. Perfetto, solo che avevi questa cosa che... Allora, che ospiti possiamo invitare al nostro talk show? Allora, Cannavacciuolo. Cannavacciuolo. Ok, per esempio, cosa chiediamo a Cannavacciuolo? Per caso vai in palestra? Questa è bella. Sicuramente. Come sei appassionato alla cucina? Ok. Tra gli ospiti, qualcuno che invece segue una dieta oppure perché è uno sportivo, che possiamo invitare? James Harden, uno dell'NBA, un giocatore dell'NBA. Cosa possiamo chiedere a questo sportivo? Quanto si allena al giorno? A che età ha iniziato a giocare a basket? E di calciatore chi inviteresti? Christoph Piątek. Ah, allora. Federico Pellegrini. Okay. Federico Pellegrini. Ci potrebbe dare qualche consiglio per mantenersi in forma? Storie in Cattedra. Eccoci qui, professor Paolo. Bene, i ragazzi sono pronti secondo lei? Prontissimi? Via. Super pronti? Ma non è proprio tanto convinto. Quanto tempo? Diciamo un secondo. Pronti. Pronti. Benissimo, e allora Storie in Cattedra? Via. Scuola ragazzinisti, il cuore, scena 1. Ok, un bel respiro tutti insieme. Vai, sei in la Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Storie in Cattedra. Oggi abbiamo la fortuna di avere insieme a noi delle persone molto importanti, dei veri VIP. E vedremo cosa ne pensano dell'argomento di oggi, che è... Lo so. Lo so, la salute del cuore. Bravo, iniziamo con l'intervista. La prima domanda è per Federica Pellegrini. Vuoi farla tu? Ok, ciao Federica, quanto è importante per te la dieta? Ciao, per me che dello sport ho fatto la mia vita. What? Ciao, per me che ho fatto dello sport la mia vita, è fondamentale avere un cuore forte. Cosa mangi? Soprattutto verdure e carni bianche e alla mattina cereali. Federica, cosa ne pensi degli steroidi? Federica, quando mangi cibi grassi, ti senti in colpa? Assolutamente no, sgarrare ci sta. Wow! Sgarrare ci sta, così uno inizia la dieta con ancora più convinzione. Giusto! Le prossime domande sono per Giorgia Sottana, la grande cestista. Dai, le faccio io che adoro il basket. Come ti è venuta? Dai, le faccio io che adoro il basket. Come è nata la tua passione per questo sport? Ne ho attratta fin da bambina e adesso mi ritrovo a giocare in un mondo agonistico. È incredibile, ancora non ci credo. Quanti allenamenti fai alla settimana? Cosa mangi prima? Faccio 4 allenamenti a settimana. Mangio molta frutta per avere molte vitamine necessarie per essere in forma. Avrei una curiosità.
cosa pensi degli steroidi? Personalmente penso che possano portare soltanto attacchi di cuore. Grazie, Giorgia. Passiamo a Maria Sharapova. Ciao, grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accettato. Comunque, correre da una parte all'altra di un campo allena sia il fisico che il cuore. Ma come reagisce la tua mente? Cerco sempre di non arrendermi. Sei sempre soddisfatta di te? Ma va! Quando perdo mi arrabbio molto con me stessa per non essermi impegnata di più al posto di guardare la TV o poltrire sul divano. Grazie Maria della sincerità. Ultimo intervistato di oggi, Antonino Cannavacciuolo. Cosa ti ha portato a diventare uno chef? L'amore per la cucina e per la gente che mangia cibo sano, cioè cucinato da me. È da sempre che vorrei chiederti una cosa. Ma Antoni, dove vai in palestra? Che simpatico. Io vado in palestra tutti i giorni e a forza di alzare pentole ormai ho fatto i bicipiti. Per oggi direi che da Storia in Cattedra è tutto. Alla prossima puntata. Com'è andata allora? La puntata? Sì, la puntata è... Era puntuta. Era una bella puntata. Era puntuale. Puntuale. Precisa. Precisissima. Bene. E i ragazzi, come hai visto i ragazzi? Acuminati. Wow, acuminati. Grazie prof e alla prossima.